Al centro del mare più antico del mondo, sulle rotte dei Fenici, nelle acque dove si avventurò Ulisse. Un viaggio unico e irripetibile dalla tradizione alla modernità, alla scoperta dei tesori dell'affascinante territorio della provincia trapanese, che offre il suo inestimabile patrimonio di archeologia, storia, arte, natura e tradizioni. In un mondo tecnologico come questo e in un territorio che è così pregno di passato, di storia, tutto è nato qui, in queste terre. La speranza è che abbia un grande futuro, non solo un futuro, è un grande futuro in quanto le opportunità qui sono tantissime perché non solo per la bellezza, ma proprio per la ricchezza di tutto ciò che la natura offre. L'antica pesca dei tonni, un rito arcaico arrivato sino a noi. Le testimonianze degli imponenti castelli di epoca araba, normanna e sveva si alternano con le meravigliose facciate di cattedrali barocche e di settecenteschi palazzi. 24 clip per la valorizzazione turistica e culturale dei 24 comuni della provincia di Trapani. La coltivazione dell'oro bianco nelle saline, da Trapani a Marsala, in un unicum ambientale punteggiato dai suoi tanti mulini a vento. Nelle saline il viaggiatore trova oasi di riposi e di silenzi, interrotti dal canto lontano degli uccelli. Negli specchi d'acqua si riflettono i magici colori del tramonto. Qui risplende il candore accecante dell'oro bianco di Trapani, il sale. Questo sale dentro la saliera, l'ho già visto nelle saline. So che non sarò creduta, eppure canta. Il sale canta, la pelle delle saline canta, con bocca soffocata dalla terra. Con commozione ho ascoltato la voce del sale. Polvere di mare, la lingua da te riceve il bacio della notte marina. Miti, leggende e storia coabitano da secoli in questo mare che ci restituisce oggi alcune tra le più grandi opere d'arte delle civiltà fenicia, greca e romana. Magnifici siti archeologici, testimonianza di antichi popoli, di civiltà e di religioni diverse, dove il mito rivela i messaggi dell'arte e della storia ai turisti di tutte le parti del mondo. Nelle zone travolte dalla tragedia dei terremoti, le pietre raccontano. Costruire sulle pietre della bellezza, sulle pietre del sogno, sulle pietre dell'amore. Avere ritrovato tra le macerie la statua di un Cristo risorto, sepolto per causa del terremoto e che aspettava la nuova risurrezione. Qui gli uomini sono stati capaci di ricostruire nuovi progetti urbani e musei d'arte moderna, veri e propri cantieri internazionali di conoscenza per una rinascita civile, culturale ed economica della Valle del Belice. Toccate, vedete, non abbiate paura. La vita è vostra, non degli altri. Vivetela, conoscetela però. La scuola è la chiave imperante di questa conoscenza, di questa crescita, preparare gli uomini di domani, osservare, vedere. E ovviamente in questo quadro della Sicilia la provincia di Trapani ne è emblema. Con il passare dei millenni, le voci lontane degli uomini preistorici riecheggiano nelle varie civiltà e ancora oggi si mantengono nel quotidiano degli abitanti di queste terre, attraverso straordinarie espressioni di creatività popolare. In moltissimi comuni del Trapanese, nella settimana del Venerdì Santo, continuano a vivere i riti collettivi delle sacre rappresentazioni e delle processioni dei misteri. Ogni anno si ripropone un comune messaggio di fede e di poesia.
La strada del vino. Le uve di Alcamo, di Marsala e di Pantelleria producono molto più di un vino. Accostare le labbra a questo straordinario nettare vuol dire legare il palato alla storia. Un territorio ricco di riserve naturali e di aree protette. Chi sue ballun fino caghion, ma è sempre la stessa musica. Un patrimonio della natura dove il passato si fonde con il futuro aprendosi al mondo, attraverso la scoperta di itinerari senza uguali. Tutto questo è la provincia di Trapani. Ma è sempre la stessa musica. Chi su è un spasso un fino caton, cosa pria stura chi fa